dottoressa, vi portiamo a ballare la salsa. Lunedì abbiamo imparato i primi passi. Marcello mi ha dato grandi soddisfazioni. Grandissime soddisfazioni. Ma soprattutto chi è felice di noi è il nostro maestro Roberto Imperatori. Buongiorno maestro. Sei orgoglioso, fiero. Marcello? Sì. Lodi. Grazie, comitato. Siete belli, bravi e squisiti. Stiamo applicando la regola anti-Magalli, che solitamente lui dice male di tutti. Noi diciamo bene di voi. Siete straordinari. Come anche straordinario lo stesso Magalli. Applausi a Magalli. Grazie. Allora, lunedì abbiamo imparato i primi passi di questo famoso ballo cubano, la salsa. Vogliamo fargli vedere per chi magari ha perso la puntata. Quindi abbiamo fatto tre passi: il giro destra, l'apertura cubana e lo specchio. E lo specchio. Maestro Morselli, musica! La donna gira e ripete, base e ancora. La donna gira e apre, uno, tre, specchio, uno e ancora. E la donna gira e ripete, uno, tre, e ancora. Che abbiamo imparato, ma abbiamo detto il ballo cubano è un ballo di improvvisazione ma anche di coreografie, quindi aggiungiamo un ulteriore passo. Perfetto, allora oggi andremo a studiare il 70. Eh? Il 70. Il 70? 70, si chiama così questa figura. Ah, scusami, non avevo pensato al 1970. Scusate, il 70 era il numero di collegio che avevo io quando stavo a Salesiana da Agrigento. Capito. Il 70 qua, che cos'è esattamente? Che è una figura. Si chiama appositamente 70 in cubano 70, che vuol dire comunque 70 in italiano. Sto scoprendo a distanza di 60 anni cos'ero io quando stavo all'Istituto Gioielli d'Agrigento. Grazie. Era un 70, un 70. Un 70 era, perfetto. Allora, facciamolo vedere cos'è questo 70, perché è un incrocio anche di braccia. Sì, sì, ci sono anche dei passi incrociati. Allora, sì. Da qui apriamo la donna in un'apertura cubana, la portiamo, come abbiamo già visto l'altra settimana, 5, 6, 7, accarezziamo il gomito per far capire alla donna, fino ad arrivare alla mano, per far capire che dobbiamo andare in una presa parallela e fare il 70, dove la donna andrà indietro e girerà verso destra. L'uomo continuerà a fare base avanti e indietro, alza il braccio sinistro l'uomo e tiene basso il braccio destro affinché la donna possa ritrovarsi in questa posizione, cioè con la sinistra dietro la schiena. Legata, sì, bravissima, sì. Ci leghiamo. Da qui dobbiamo sciogliere la donna. Come? Mandando la donna in base con la gamba destra indietro, e anche l'uomo farà la stessa cosa tramite il braccio sinistro. Uno, due, cambio. Adesso da qui l'uomo passerà andando base indietro di destra e ruotando verso sinistra. Alzo il braccio destro, mi leggo io questa volta, però la donna struscerà la mano intorno alla vita dell'uomo e l'uomo la riprenderà sempre facendo base indietro, di nuovo uno scambio, enciufla e si esce. Allora. E quindi lei fa l'enciufla finale, diciamo. L'enciufla praticamente sarebbe un'uscita. Un'uscita finale, un'uscita finale. Per finire la coreografia. L'enciufla è un'uscita. Noi la proviamo leggermente, io senza direi... musica, per sì, favore. Sì, però a tempo, proviamo, dai. Ok, si va. 7, 8, apertura e 1, 2, 3, pausa, 5, 6, 70. 1, 2, 3, sempre indietro il maschietto e... 1, 2, passa l'uomo, 5, 6, passa la donna, enciufla, 3, 5, 6, arrivo. Perfetto. Maestro Demo Morselli, su che musica ci farà ballare quest'oggi? Ho pensato di eseguire un capolavoro cantato da Aurelio Fierro. Ovvero? Guaglione. E cosa c'entra Guaglione, maestro? È napoletana. Beh, i guaglioni stanno dappertutto, stanno penso anche a Cuba, no? Bella risposta. Bravo maestro. Vabbè. E allora musica. E allora musica. Apertura 70. Ehi, ehi, e giù la apro. Ripete.
perché dobbiamo aggiungere un altro passo, un'altra figura. Guarda, dobbiamo essere prontissimi per sabato, veramente bella figura. Perfetto, va bene, allora inseriamo una figura un po' più complicata. Cioè? Diciamo, tra virgolette, non perché l'uomo fa sempre base. E, facciamo il 75. 75. Okay. Si fa in questo modo. Avviene da un 70, 5, 6, 7, sempre la stessa impostazione. Quindi la base, sì. Sempre la stessa uscita per andare in parallelo. 1, 2, 3, il 5, 6, 7 invece di fare lo scambio l'uomo va ad agganciare il gomito sinistro della donna in questo modo, ok? Attenzione quando entriamo in questa figura, perché se entriamo in questo modo, un po' come dire arti marziali, gli facciamo male, quindi dobbiamo restare vicino al braccio quindi della donna devi per appoggiare il agganciare gomito chiaramente sul gomito delicatamente della donna. Non facciamo perfetto delicatamente. Da qui la donna farà una base indietro e girerà intorno all'uomo facendo la base della salsa. 1, 2, 3, pausa, 5, 6, 7. Quindi un passo indietro, sì, 5, dei passi 6, bravissima, attorno a te. 1, 2, 3, 5, 6, 7, usciamo con la sinistra un po' più in avanti, sì. Con la sinistra, perfetto, e faremo un twist da qui. Quindi faremo ruotare i piedi a terra in questo modo, sinistro, destro, sinistro, insieme alle braccia, anche il corpo va insieme alle braccia. Da qui facciamo un giro verso l'esterno della coppia. E questa è la chiusura. 5, 6, 7, no, dobbiamo fare ancora sì. un'apertura. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Guarda, facciamo una cosa, sì. Un esperimento. Tanto io a 75 non ci arrivo, arriverò massimo a 72. Facciamolo direttamente con la musica e non se ne parli più. Giusto. Prego. Scusa. Si sprechino, che gli applausi si replichino. Maestro, perché abbiamo scelto proprio Guaglione per fare la salsa cubana? Venga, venga. Guaglione, ti ho spiegato perché secondo me i guaglioni, i napoletani, stanno dappertutto, no? Quindi anche per la salsa quindi, cubana va bene il guaglione. Penso che a Cuba ci sarà qualche guaglione. Ma voglia, ma voglia. Ma voglia, è informatissimo. Grazie. Va bene, allora, va bene, ringraziamo. Scusate l'interruzione. Ringraziamo il nostro maestro che è stato bravissimo. Abbiamo imparato altri due passi importanti, il 70 e il 75. E noi siamo pronti perché Guancio è sabato sera.